Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. Da Modena si sposa, in particolare per il nostro format si sposa in tour, con due splendide signore che ci presenteranno e ci racconteranno il loro lavoro. Sto parlando dell'atelier Acqua Chiara e sono qui nel loro stand con la signora ideatrice del marchio di cui vi ho appena parlato, Daniela Basile, e la signora Alicia, che è titolare di un atelier qui proprio a Modena. Grazie per essere qui con noi a Modena. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Do subito la parola alla signora Daniela, appunto ideatrice di questo marchio così importante in Italia ma anche nel mondo. Credo che anche le telespettatrici che ci seguono da casa vogliano sapere come nasce questo marchio, questo progetto, e soprattutto a quale sposa ti stavi ispirando in quel momento. Allora, il marchio nasce molti anni fa, è un marchio storico ormai da più di 20 anni in Italia e nel mondo. È nato proprio perché volevo sovvertire quello che era il mercato della sposa allora, cioè una donna che non si mascherasse con un'altra sua personalità, ma che fosse invece in sintonia con la vita di tutti i giorni. Quindi bella, più bella che mai, ma con la sua personalità sempre molto presente. Il mio diktat è il lusso della semplicità, quindi i nostri abiti sono molto semplici, linee molto semplici, ma ricerca enorme per quanto riguarda i materiali, le forme,
usiamo ovviamente materiali made in Italy, produciamo in Italia e quindi la nostra ricerca è proprio nel cercare di trovare delle partner come Licia nel caso di Modena, che sentano questa nostra filosofia, che l'abbraccino in toto e che si muovano di conseguenza. La nostra donna ideale ovviamente è una ragazza giovane, ma oggi naturalmente non sono giovanissime, quindi la nostra sposa può avere anche 30-35 anni, ma essere una persona che ha voglia di essere in quel giorno splendida, ma semplice, sartoriale, molto preziosa, chic, elegante, ma non travestita in un modo che non sia un modo elegante, insomma. Immagino. Come è cambiata la sposa nel tempo? E poi ti chiedo anche, come sei riuscita a far conoscere, apprezzare anche all'estero il tuo marchio? Beh, allora, il marchio in tutto il mondo ci è voluto un po' di anni perché fosse conosciuto, naturalmente attraverso manifestazioni internazionali, ma anche attraverso l'immagine e la pubblicità che io ho sempre curato personalmente, tra l'altro, e facendo ovviamente delle grosse campagne pubblicitarie sulle testate più importanti al mondo, quindi da Vogue a Marie Claire, quindi il pubblico femminile ci ha conosciuto negli anni così. Ma è stato anche un motivo di vanto il mio, quello di un passaparola enorme sia tra il pubblico finale ma anche tra il trade, quindi negozi bellissimi che avevano il nostro prodotto che a loro volta facevano pubblicità ad altri negozi che sono venuti a cercarci negli anni. Quindi siamo distribuiti moltissimo nei paesi dell'Estremo Oriente, quindi Giappone da circa 12 anni in 25 città del Giappone, Corea, bellissimo, siamo presenti in Russia, siamo presenti in Kazakistan, siamo presenti in alcuni negozi più belli negli Stati Uniti, insomma siamo distribuiti veramente a livello mondiale. A livello nazionale abbiamo fatto invece una scelta molto elitaria, cioè pochi punti vendita, prevalentemente monomarca come quello di Licia, perché riteniamo che il nostro prodotto e la nostra filosofia abbiano bisogno di avere degli spazi molto accurati, molto seguiti da personale super preparato, ma molto couture. Ecco. Una curiosità, quindi sei tu che scegli le collezioni, le crei ogni anno, volta per volta, ogni singolo pezzo, ogni singolo abito? Assolutamente sì, cioè io chiaramente sono a capo di un ufficio stile per cui ci sono tanti disegnatori che disegnano per me, però il mood della collezione lo stabilisco io di ogni anno e poi il mio divertimento è enorme perché siccome io spesso sono anche alla vendita, quindi al pubblico finale, da lì io traggo delle enormi ispirazioni, cioè ogni donna mi ispira qualcosa che viene poi proposto nelle collezioni successive. Bene, grazie Daniela, sei stata gentilissima, grazie. Elegante anche nell'esprimere il tuo marchio, che poi è questo quello, grazie, che vuole far trasparire. Io darei adesso la parola un attimo a Licia, che ci racconta dove trovare l'atelier Acqua Chiara a Modena innanzitutto. A Modena siamo in Corso Canalchiaro 118, che è in centro storico. E lì le nostre spose troveranno appunto questi meravigliosi modelli che ha poeticamente descritto Daniela, della quale io sono una grandissima fan, io la amo da tanti anni e appunto per me è un onore immenso aver avuto la possibilità di poter aprire questo punto vendita, perché Acqua Chiara, poi Daniela appunto è lei l'anima di Acqua Chiara, ha realizzato, ha messo in pratica proprio ciò che ogni sposa secondo me vuole essere. Lei è una poetessa, secondo me lei è esprime con i suoi abiti veramente tutto. Lo vedremo nelle collezioni in sfilata, vedremo che meraviglia, che opere, io le chiamo opere d'arte, le sue sono opere d'arte. Questo ti volevo chiedere, cosa trova una sposa quando entra nel tuo atelier Acqua Chiara a Modena? Allora, innanzitutto trova me, le consiglia e le guida, intanto ovviamente cercando di capire cosa cerca la sposa e aiutandola e guidandola nella scelta del suo abito, perché poi ogni sposa è diversa, ogni sposa è una persona unica, quindi da lì si studia insieme, si individua ciò che vuole indossare, si personalizza
e si crea il look dall'inizio alla fine, anche in collaborazione con il mio, con Miki, che è il mio collaboratore, che è un esperto di look, quindi lui aiuta un pochino, è molto, è bravissimo, è un artista, quindi le nostre spose sono in una botte di ferro. Quindi curate proprio l'immagine della sposa a 360 gradi. Sì, dall'inizio, dalla scelta dell'abito fino proprio al momento in cui proprio arriva all'altare, proprio pronta. Immagino che tutto il resto venga condizionato dalla scelta dell'abito, no? Quindi look, trucco. Sì, sicuramente. La prima cosa è innanzitutto la scelta dell'abito e da lì si lavora con i particolari, si inventano cose. Io tante volte poi anche la sera, quando la sposa va, la mia sposa va a casa, mi vengono in mente delle cose, il giorno dopo gliele propongo. Per me è una passione, quindi voglio rendere ogni sposa unica. Traspare anche dal tuo modo di raccontarci il tuo lavoro e la tua esperienza. Nel vostro atelier trovano anche accessori in moda, quindi quello che poi racchiude un po' tutto l'abito? Sì, tutto quanto, dall'abito al minimo particolare, accessori, scarpe, intimo, cerimonia, i paggetti, tutto. A parte l'uomo, tutto, solo l'uomo rimane fuori dal nostro atelier. Non potete entrare, signore, quindi accompagnate le vostre signore, ma voi attendete fuori, ovviamente. Ascolta Alice, adesso ci accingiamo a vedere la sfilata, qui sempre a Modena si sposa, di una nuova collezione della prossima stagione 2015. Cosa si aspettano, cosa vedranno? Hanno le telespettatrici che ci seguono da casa? Eleganza, una sposa eterea, elegante, tessuti preziosi, un tocco anni 50 e con un po' di rosso finale e tanta eleganza, tanta eleganza. Grazie Licia. Vorrei salutare ancora l'ideatrice del marchio Acquacara, la signora Daniela Basile. Chiederà a te un'ultima cosa, un trend di quest'anno, qualcosa che vorresti consigliare a tutte le future spose? Allora, sicuramente quest'anno la sposa è molto romantica. Chiaramente un romanticismo che non fa a meno del velo, quindi veli, molti veli, corto, lungo, col davanti, tutto dietro, velo senz'altro abbinato e meravigliosi bouquet. Grazie per i vostri preziosi consigli, la vostra eleganza e la vostra professionalità. Io direi di rimanere sintonizzati qui e di godervi tutte insieme a noi la sfilata di Atelier Acquachiara. Thank you.
Christmas sale. Wish upon the reasons for my sin. I ask you for a reason. I was there. I ask you now and now and only then. I have caught up on the reasons for. I know that. Once set in sail on your ship, your questions, the reasons I. Informazioni e avere ulteriori dettagli sul nostro tour itinerante con Si Sposa in Tour, non vi resta che cliccare sul sito www.circuitosisposa.it. Troverete tutto l'elenco degli espositori che hanno partecipato alle nostre manifestazioni, quindi a Bologna, Ravenna, Ferrara e quest'oggi a Modena. E poi troverete tutte le future tappe del nostro tour di Si Sposa in Tour. Troverete anche tutti i dettagli per contattare direttamente le aziende che avete conosciuto durante le nostre manifestazioni fieristiche. Per qualsiasi altro dettaglio, torno a ricordarvi il sito www.circuitosisposa.it. Somehow I know there's a time for it to start to shine.
e siamo nello splendido stand di Marilena di Sposiamo. L'ho presentata io perché la conosco bene. Comunque, faccio dire a lei dove si trova il suo punto vendita, il suo negozio, e soprattutto vorrei che tu ci raccontassi Sposiamo, chi è Sposiamo, qualcosa del tuo gruppo. Allora, innanzitutto grazie mille di essere qui. Sposiamo si trova a Bologna, in via Marsala, è in centro a Bologna, quindi anche comodo. Sposiamo è un gruppo che nasce circa 15 anni fa ed è presente in tutta Italia. La mia agenzia si occupa di tutta l'Emilia Romagna e quello che almeno io desidero fare è dare la tranquillità alle coppie di sposi nel momento in cui si organizza un matrimonio, tutelarle o ovattarle da tutte quelle che possono essere i vari imprevisti che possono capitare durante il matrimonio. Io dico sempre che nessuno mai desidera magari stare a sedere 6 ore ad un banchetto, piuttosto che avere dei piani B, una giornata un po' piovosa, tutti stretti in spazi angusti e così via. Gli imprevisti possono essere mille, quello che noi facciamo è tutelare la coppia, prevenire tutte queste problematiche e dargli la tranquillità di goderselo, perché quel giorno già vola, visto che è una giornata bella, bisogna godersela assolutamente. Siamo praticamente, Marilena, alle porte del 2015. È chiaro ai futuri sposi perché scegliere un wedding planner? Non sempre è così chiaro. Diciamo che la nostra attività è un'attività particolare che in Italia è approdata qualche anno fa, che è stata conosciuta soprattutto attraverso dei programmi televisivi. Alle volte però quello che dico è che, come tutti i programmi televisivi, c'è un po' di finzione, un po' di realtà magari trasformata, e il messaggio che arriva sul wedding planner non è sempre quello veritiero, o almeno non è quello che io desidero portare avanti. Sembra sempre che il wedding planner serva per matrimoni faraonici, serva sempre per budget illimitati e che scegliamo poi tutto quanto a noi. Ecco, questo è un messaggio che io personalmente cerco di smitizzare, nel senso che il wedding planner serve per tutti quanti, sia ovviamente chi anche ha un budget importante e vuole fare qualcosa di molto curato, perché no, ma anche per chi desidera fare un matrimonio normale da tutti i giorni e che vuole però fare qualcosa di carino. Il nostro compito è quello di aiutare a investire in maniera giusta quello che è il budget. Budget, lavoro, tanta esperienza e professionalità. Io vedo, insomma, insieme a tutti i nostri telespettatori, un bellissimo stand, un bellissimo allestimento, ricco direi, ricco, luminoso e colorato proprio. Come mai questa scelta? Anzi, so che c'è un motivo particolare, poi magari se ci racconti un po' di come ti esprimi tu nel tuo lavoro e quali sono le scelte effettuate anche nel corso di quest'anno. Allora, quello che io dico sempre è che io ho lo spazio di una passeggiata davanti al mio stand per colpire, quindi quello che mi piace fare è colpire l'occhio e riempire l'occhio. Mi piace quando la gente si ferma e rimane colpita. Quello che dico a chi passa è che, ovvio, probabilmente è difficile fare un matrimonio in questo stile, anche perché è molto impegnativo. Mi piace dare sfogo alla fantasia. Questo è un allestimento che abbiamo fatto giocando con piatti vintage, con ceramiche che arrivano direttamente dall'Inghilterra. Mi piace poter anche offrire cose che non troviamo tutti i giorni, anche idee nuove, dettagli nuovi. Mi piace un pochino studiare quelle che sono le tendenze che arrivano dall'America e poterle portare qua, perché no, anche prima di altre persone, avere sempre quella cura e quell'occhio a quello che verrà. Hai parlato appunto di tendenze, ce ne puoi svelare qualcuna? Allora sì, quello che viene, che sta arrivando anche dall'America, è un po' il recupero dei vecchi oggetti. Non è più lo stile shabby, ma è uno stile che richiama il country e richiama oggetti che potevano essere quasi della nonna, perché queste richiamano veramente le stoviglie della nonna, rivisitate in una versione un pelino più moderna. Quando tu ti prepari, no, per un matrimonio e quindi tutti i mesi che insomma lo precedono, qual è l'obiettivo che ti prefissi e poi come vedi e dove vedi il risultato?
diciamo che l'obiettivo unico, posso dire, che io personalmente mi prefiggo è quello di vedere gli occhi della sposa e dello sposo felici. Quello è la cosa che appaga più di tutte. Noi ci occupiamo anche di allestimenti e di scenografie. Chi mi conosce, chi mi ha visto lavorare, sa benissimo che giriamo con il nostro furgone, carichiamo e scarichiamo, siamo i primi ad arrivare la mattina dell'evento e gli ultimi ad andare via quasi 24 ore dopo, quindi tanta fatica e tanta passione. Si arriva stanchi, ma nel momento in cui la sposa ti abbraccia e ti dice è così che lo volevo ed è emozionata, ecco, quello è la gioia più bella. E vedere che, come è capitato anche qua ieri, ripassano coppie che si sono sposate anni fa e solo per venire a salutare, è la gioia più grande, perché vuol dire allora di aver lasciato un segno positivo, e quello è bellissimo. Sicuramente un ottimo risultato. Ascolta, svelaci qualche matrimonio fatto proprio in questa stagione estiva, così magari da dare un suggerimento anche a chi si sposerà nei prossimi mesi. Uno in cui io mi sono divertita tantissimo quest'anno è stato un matrimonio a tema anni 20. Quello mi ha fatto impazzire, erano tutte piume, perle, pizzi, ma è stato divertente perché si sono messi in gioco tutti, anche gli ospiti. Il tema è arrivato direttamente dagli sposi che avevano le idee chiare, e la cosa bella è che gli ospiti si sono vestiti a tema anni 20, quindi le donne da Charleston, gli uomini da gangster. È stato bello perché erano tutti partecipi, e lì devo dire, descritto così sembra veramente un matrimonio con un budget importante, in realtà era un budget normalissimo, di due ragazzi normalissimi ma davvero dolci, e tutto si può fare, basta dosarlo in maniera giusta, ed è veramente stato qualcosa di divertente, quello sì. L'ultima domanda prima di salutarti, invece, forse anche importante che i futuri sposi lo sappiano, dov'è che tu consigli di non limare, ecco, in quanto a budget? Dove non si può, secondo te, secondo la tua esperienza, ovviamente? Quello che dico sempre a tutti quanti è che siamo italiani, per noi la cucina è fondamentale. Quindi l'esempio che io faccio sempre è quello di pensare a matrimoni dove siamo stati e la gente si ricorda esattamente quello che ha mangiato e quello che non andava bene del cibo. Non dico, cioè il messaggio non è spendete tutto il budget nel cibo, perché tutto va equilibrato, però di analizzare bene che cosa c'è dietro quella cifra legata al cibo. Deve esserci un servizio di una certa qualità, quindi non solo buon cibo ma anche il servizio adeguato, perché se gli sposi fossero stranieri probabilmente anche solo passeggiare a pizza e spaghetti, visto che è l'italianità per eccellenza, potrebbe andar bene. Siamo italiani e siamo abituati ad una buona cucina, quindi quella ce la ricordiamo indubbiamente. Va bene, grazie Marilena per i tuoi preziosi consigli, e io direi ai nostri telespettatori che ci seguono da casa, se volete conoscere Marilena da vicino personalmente e sapere un po' quanto vi può insegnare e consigliare, diciamo dove devono venirti a trovare? Noi abbiamo l'agenzia in via Marsala 36 a Bologna, siamo su appuntamento perché facendo questo lavoro siamo veramente in giro tutto il giorno, quindi basta una chiamata e prendiamo un appuntamento, quello che dico sempre è senza impegno, perché dobbiamo piacere e deve esserci il feeling giusto per stare vicini braccio a braccio e creare un matrimonio ad hoc. Grazie Marilena, grazie. Stand di ristorante Enoteca Il Calcagnino, ancora con noi di Si Sposa in Tour, direttamente da Modena Si Sposa. È qui con me la signora Barbara, ciao Michela, noi abbiamo un ristorante nel castello di Formigine, è un ristorante Enoteca aperto tutto l'anno e soprattutto d'estate, ma in qualsiasi momento lo riteniamo una bellissima location per festeggiare qualsiasi tipo di evento, dai matrimoni
a eventi aziendali, battesimi, feste personali di ogni genere. Una location direi particolarissima all'interno di un castello, cosa talmente romantica, forse il sogno di ogni futura sposa da bambina, no? Richiama un po' alla nostra Cenerentola, o sbaglio? Certamente, io stessa tanti anni fa ormai ho scelto un castello per sposarmi, e quando si è presentata per noi l'occasione di trasferirci in questi spazi meravigliosi l'abbiamo presa al volo. Da un piccolo ristorantino di fronte ci siamo trasferiti in questi locali storici meravigliosi, castello del 1200 con un parco splendido per poter fare anche molte fotografie e per poter fare feste stupende sotto le stelle d'estate, all'interno nei saloni d'inverno. Quindi cerimonia all'aperto ma anche al chiuso. Quanti posti disponete voi nel vostro ristorante? Il nostro ristorante è articolato su due piani, uno è tutto a nostra disposizione e può ospitare fino a 100-120 ospiti, avvalendosi anche del loggiato esterno contiguo al locale per organizzare buffet, aperitivi, pre e dopo cena o pranzo, dove possiamo anche ballare, creare spazi musicali, il nostro bellissimo open bar con i ragazzi che fanno cocktail al momento per gli ospiti del matrimonio. E al piano superiore c'è una sala in gestione al comune, che deve essere prenotata al comune, ma che noi abbiamo favorevolmente a disposizione. Fino a 200-250 persone può ospitare questa sala. Il parco invece è illimitato, è bellissimo, grandissimo. So che avete anche una cucina interna tipica e particolare oltre all'enoteca, di cui appunto si può sfoggiare, assaggiare durante tutto l'anno, giusto? Certamente, noi siamo principalmente nati come ristorante enoteca e poi abbiamo visto che gli sposi ce lo chiedevano per fare il loro matrimonio, però da clienti normali, tra virgolette, del ristorante. Il ristorante è tipico, ci sono cose nostre, fatte tutte in casa, dal pane ai dolci, la pasta sfoglia, la pasta fresca, tutto. E quindi aggiungiamo anche un po' di pesce, un po' di tartufo, un po' in stagione, cambiamo il menù stagionalmente per rispettare le bellissime cose che la natura ci offre, e anche tutti i prodotti della cucina tipica modenese, l'aceto balsamico, il parmigiano, quant'altro. Ne abbiamo davvero tanti, tantissimi vini, perché mio marito è un appassionato e ve ne propone di tutti i tipi. Prima di salutare i nostri telespettatori, parliamo del pacchetto che offrite qui in Fiera Modena Si Sposa. Sì, abbiamo pensato di proporre una cosa simpatica, cercando di andare incontro alle esigenze dei giovani che ultimamente con gli amici rimangono fino a tardi a festeggiare, offrendo un open bar gratuito e a consumo illimitato. È una cosa carina, si può richiedere personalmente il proprio cocktail, vediamo che ha molto successo. Se prenotate nel giro di breve, dopo questa fiera, avete questo servizio gratuito. Se poi è a pranzo, vediamo di fare qualcosina d'altro più favorevole. Esatto, magari una cosa carina, esatto. Va bene, grazie a te Barbara. Ricordiamo a tutti dove si trova il ristorante Enoteca Il Calcagnino. Si trova a Formigine, dentro al castello, in centro, nella posizione centrale. Formigine è facilmente raggiungibile anche per chi viene da fuori, perché siamo vicino all'uscita autostradale di Modena Nord. Quindi ci potete venire da tutte le parti. Vi aspettiamo, grazie. Vi aspettiamo, ciao. Perché stiamo per parlare di bellezza e lo facciamo con il titolare di Dermal Institute, il signor Massimo Facchini. Grazie Massimo per essere qui con noi a Modena Si Sposa e per rilasciarci questa intervista. Grazie a te per l'invito. La prima cosa che vorrei farti dire è dove possono trovarti le future spose. Allora, le future spose e anche sposi, perché ovviamente ci sono anche la parte maschile, a Reggio Emilia in via Ferruccio Ferrari, zona meridiana. Invece a Modena, la news di quest'anno, che è l'apertura anche di Modena, zona musicisti in via Puccini.
So che voi siete un gruppo, un team che collabora proprio per rendere perfetti e perfette le future sposi e spose. Raccontaci un po' come nasce questa sinergia di persone e come portate avanti il vostro lavoro. Allora, Sinergia nasce perché ovviamente non c'era motivo che non ci fosse un team formato da più specialisti preparati a fare in modo che qualsiasi esigenza necessaria per il fatidico giorno, ma anche per giorni classici, non fosse insieme. Quindi dal settore estetico, noi trattiamo estetica d'avanguardia, come trattiamo anche estetica tradizionale, fino al trucco e parrucco, fino a cose molto medicali, quindi chirurgiche per i casi un pochino più estremi. Vorrei avere qualche dettaglio in più proprio dei tuoi servizi. In particolare so che qui in Fiera Dermal Institute ha portato una novità di quest'anno. Vuoi raccontarci di cosa si tratta? Allora, diciamo che la novità di quest'anno è quella di non focalizzarci solo esclusivamente sulla bellezza per il fatidico giorno, però anche la preparazione di persone che vogliono aumentare la propria capigliatura, se vogliamo dire proprio come va detta. Quindi l'istituto da anni si focalizza anche sui trapianti di capelli. Da quest'anno abbiamo voluto anche esporre maggiormente questo nuovo servizio, che poi la chirurgia è la cosa, il top di quello che possiamo offrire. Ma sbaglio, tu sei testimonial di questo evento? Non sbagli, infatti l'anno scorso c'eri te a questa intervista e avevo una fronte abbastanza meno coperta, diciamo. Quindi ovviamente non ci metto solo la faccia, ma come si dice, ci metto anche la testa. E invece, tornando a parlare di nozze, quindi di matrimonio, cosa consigli tu alle future spose, ai futuri sposi per arrivare quantomeno rilassati e pronti per il giorno del proprio sì? Diciamo che la parola rilassata è una parola molto grossa, non arriveranno mai rilassati. Il colloquio con persone preparate il prima possibile fanno sì di arrivare il più sereni possibili. Il fatto di poter entrare in strutture a 360 gradi che si occupano della bellezza fa sì di arrivare molto più preparate e molto più sicure a quel giorno. Quindi una giusta capigliatura fatta da persone che sanno riconoscere qual è la forma del tuo viso e come aggraziarla, ovvio che è una sinergia perfetta. Vedo anche come c'è dalle tue spalle che vi occupate proprio di silhouette, di forma, no? C'è molta richiesta da parte delle future spose e sposi per quanto riguarda appunto la propria silhouette? Diciamo che per la silhouette è la cosa più richiesta dalla sposa, in quanto voi sapete che l'abito da sposa deve avere misure abbastanza contenute, quindi si può tralasciare un pelo superfluo, visto che è coperto. La silhouette forse è quello che non riesce a tralasciare. E quanto tempo prima ci si deve avvicinare proprio a voi per poter essere pronti quel giorno? Allora, ovvio dire che è in proporzione a come arriva la persona. Se una persona arriva in grandi forme, dovrebbe iniziare un pochino prima. C'è bisogno anche un po' di collaborazione, ovviamente. La tecnologia che utilizziamo non fa miracoli, però la giusta combinazione tra lo staff, la tecnologia e l'esperienza fa sì di avere un bellissimo risultato. E invece qui davanti a noi c'è un'urna. Raccontaci un po' che promozione e che proposte stai portando qui in fiera per chi ti viene a conoscere direttamente a Modena Si Sposa. Allora, l'urna è una novità di quest'anno. Una persona riceve dalla mia hostess la possibilità di avere delle consulenze gratuite. Il fatto sì di aver dato questo nominativo, quindi essersi confidati in noi, facciamo in modo di sfruttare quest'urna. All'interno delle palline ci sono vari numeri. Ogni numero corrisponde a un buono sconto che viene dato quando una persona vuole diventare cliente, quindi viene decurtato dall'abbonamento del singolo cliente. Allora non mi resta che dirvi, se volete diventare clienti di Dermal Institute, se volete uno sconto, una super offerta e soprattutto volete godere e beneficiare dell'esperienza e della professionalità di Massimo e di tutto il suo staff, venite a Modena Si Sposa. Io ti ringrazio Massimo e ti faccio un in bocca al lupo per te, il tuo staff e tutte le tue spose e i tuoi sposi. Grazie a te e buona bellezza a tutti. Grazie, ciao. Is it the look in your eyes, or is it
viaggio termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima tappa di Si Sposa in Tour. Avrete modo di conoscere ancora tantissimi esperti del settore del wedding provenienti da tutta la regione Emilia-Romagna. Ancora tante tappe e ancora tante novità per quello che riguarda il vostro matrimonio e la stagione 2015. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima tappa di Si Sposa in Tour. Ciao!